Nel clima più rigido che la nostra specie abbia mai conosciuto, questi uomini si preparano ad un viaggio epico. Affrontano distanze enormi. Fronteggiando pericoli incredibili. E in un modo del tutto imprevisto, scoprono il nuovo mondo. Ma la vera rivelazione è da dove provengono. Mila anni fa, il mondo è colpito dall'ultima grande era glaciale. È estate nel sud della Francia. Il cibo scarseggia. Gli uomini che vivono qui sono moderni Homo sapiens. Stanno combattendo una guerra per la sopravvivenza. Scamiatin. Doshu. Ivolan. È a questo che stanno dando la caccia da giorni. Cavalli selvaggi. Speravano in qualcosa di meglio, ma il clima rigido ha decimato le mandrie. Non possono permettersi di lasciarli scappare. Björg, il capo clan, sa che bisogna rischiare la vita per uccidere grosse prede. Ma Guyan è il suo unico figlio e Björg non vuole perderlo. 17.000 anni fa,
Il mondo è colpito dall'ultima grande era glaciale. Gli uomini che vivono qui sono moderni Homo sapiens. Stanno combattendo una guerra per la sopravvivenza. I cacciatori sanno che la selvaggina scarseggia, ma non sanno perché. L'uomo moderno si evolve 100.000 anni fa. Sono le peggiori condizioni climatiche che la nostra specie abbia mai affrontato. E colpiscono tutto il pianeta. Siamo al culmine dell'ultima grande era glaciale. Nella storia della Terra, migliaia di ere glaciali hanno congelato il pianeta. La più recente raggiunge l'apice 17.000 anni fa. Ghiacci permanenti si estendono dai poli, inghiottendo un terzo delle terre emerse. Su tutto l'emisfero settentrionale, i continenti sono coperti da uno strato di ghiaccio profondo quasi 2 chilometri. In Francia, enormi ghiacciai discendono dalle montagne. I clan degli uomini dell'era glaciale, vissuti qui per decine di migliaia di anni, sono costretti ad abitare territori sempre più ristretti. Molti di loro trovano rifugio dai ghiacci lungo la costa atlantica. Questo clan ha imparato a sopravvivere con quel che offre l'oceano. Ma la pesca è scarsa. Solo zia, la figlia del capo, ha un po' di successo. Ci sono 15 persone nel clan. Ognuno di loro ha un ruolo nella sopravvivenza del gruppo. Grazie alle loro diverse abilità, trasformano materiali grezzi in utensili, ricavando armi dalla pietra e usando aghi di osso per fare dei vestiti caldi abbastanza da proteggerli contro il freddo. Lavorare insieme è la chiave della sopravvivenza. Ma oggi la fame sta creando tensione. Zia! You're fooling then. You accept me? Ah! Du willst von Gogen an der Siegen gehen? Oggi, dopo 17.000 anni, restano solo poche vestigia di questo clan. Gli archeologi hanno chiamato questo popolo i Solutreani. Sono loro ad inventare oggetti che usiamo ancora oggi come l'ago per cucire, a incidere immagini delle prede che cacciano come i mammut. Ma ancora più importante, sono loro a rivoluzionare la tecnologia delle armi. Per 100.000 anni, il genere umano ha sempre fatto punte di lancia come queste, limitandosi a scheggiare le pietre. I Solutreani fanno un enorme passo avanti.
Grazie all'uso di tecniche avanzate, le loro punte di lancia sono il 50% più sottili e leggere. Queste punte sono ben 100 volte più taglienti di un rasoio. L'archeologo Bruce Bradley ha impiegato 20 anni per imparare a fabbricare armi come quelle dei Solutreani. Scheggiare le pietre è un'attività molto complessa che richiede una grandissima abilità con le mani. Bruce si rende conto che nessun'altra cultura dell'età della pietra potrebbe fare utensili simili. Questa tecnica, questo modo di produrre utensili, rappresentano la tecnologia più complessa dell'era glaciale. La straordinaria conoscenza di Bruce e di questa tecnica svelerà un mistero. Nel 1996 gli archeologi fanno una delle più sconcertanti scoperte mai avvenute in Nord America. Questa punta di lancia viene ritrovata in Virginia. Quando Bruce la vede, resta sbalordito perché è quasi identica a quelle ritrovate in Francia. La datazione al carbonio indica che è stata sepolta 17.000 anni fa, quando, secondo gli archeologi, l'America è ancora disabitata. È una rivelazione. Potrebbe dimostrare ciò che finora si credeva impossibile. L'idea che il nuovo mondo sia stato popolato da genti che venivano dal continente europeo è un concetto così diverso da quello che avevo sempre immaginato che mi sembra praticamente impossibile. Per quasi un secolo, gli scienziati credono che il Nord America sia stato scoperto 12.000 anni fa, quando alcune popolazioni dell'Asia attraversarono il ponte continentale fra Russia e Alaska. Ma quel che Bruce scopre rimette tutto in discussione. Sembrava semplicemente impossibile. Non riuscivamo a crederci, ma le prove erano lì, davanti ai nostri occhi. Gli europei portano la loro tecnologia nel Nord America 6.000 anni prima di chiunque altro. Ma se è così, la domanda a cui devono rispondere gli scienziati è: come? Per raggiungere il Nord America dovrebbero attraversare uno sbarramento naturale, l'Oceano Atlantico. Con la sola tecnologia dell'età della pietra, come sarebbe possibile? Dopo giorni di assenza, i cacciatori tornano solo con un cavallo. Bjorg è innanzitutto responsabile della sua famiglia, della moglie, della figlia zia e del suo primogenito, Guyan. Ma come capo clan, deve dividere la preda con tutti gli altri. Tu? Venga, va weg! Venga, va weg! Sei bien. Se vuole sopravvivere, il clan deve uccidere molte più prede. Questo cavallo basterà forse per una settimana. Bjorg sa che il clan è in difficoltà. Nessuna parte del cavallo viene sprecata. Mangiando gli occhi e il cervello, si procurano le vitamine, altrimenti introvabili. E nel midollo delle ossa trovano l'alimento più importante di tutti, il grasso. Questo dà loro l'energia per sopravvivere al clima glaciale.
Gvi. Gignangi. Dat wordt me dat. Ik die nu wat niet de jaren, hè? La vita è bella a stomaco pieno. Ma presto, la fame tornerà. Una settimana dopo, la carne è quasi finita. Cercate. Che vi gani di. Igsavien. Gavavithi. Igsavien. Gavavithi. Xavien, Bjorg. Xavien. Come capo, Bjorg deve punire l'assassino. È anche lo sciamano del clan. Sotterra le punte di lancia più taglienti perché gli spiriti lo guidino nella sua decisione. È tradizione in tutti i clan uccidere o esiliare un assassino. Non è la prima volta che Bjorg deve prendere una decisione così difficile. L'esiliato sa che ha bisogno del clan per sopravvivere. Da solo ha ben poche speranze. Ora Bjorg deve porre rimedio alla fame se vuole che non ci siano altre morti. Per il clan, questa caverna è il centro del mondo spirituale. È un luogo sacro.
esiti. Come sciamano, Bjorg deve prendere decisioni di vita o di morte per il gruppo. Ed è qui che lo fa. Nel sottosuolo ci sono delle stanze segrete dove lo sciamano raffigurerà immagini e avrà visioni. Spera di trovare un modo per evitare che la sua gente muoia di fame. Settemila anni fa, nelle caverne della Francia e della Spagna, i clan dell'era glaciale lasciano la più straordinaria testimonianza della loro cultura, la loro arte. È una finestra unica sul loro mondo. Dipingono gli animali da cui dipendono per sopravvivere. Ma queste immagini possono anche spiegare in che modo è cambiata la loro vita con il peggiorare del clima. Nelle grotte di Nerja, in Spagna, Bruce Bradley sta letteralmente ricalcando le impronte degli antichi. Le stanze di questa grotta potrebbero contenere uno stadio di calcio. È semplicemente incredibile. Sono senza parole. Ma altri passaggi sono larghi a malapena per una sola persona. Nell'era glaciale, gli uomini esploravano queste grotte solo con una torcia. Dopo giorni di cammino, a quasi 2 chilometri sottoterra, Bruce scopre una piccola stanza nascosta e dentro qualcosa del tutto inatteso. Assolutamente straordinario. Quella stanza sembrava quasi un tempio. Qui gli uomini dell'era glaciale lasciano un messaggio. Ma cosa significa? Questi disegni sono semplicemente straordinari. Hanno la forma di rombi allungati e sembra che ci siano delle pinne alle estremità. È per questo che si pensa che rappresentino delle foche. E il fatto che si tratti di foche e non di cervi o cavalli è molto significativo. Questa forse è una valida indicazione che i solutreani erano rivolti al mare e in particolare ai banchi di ghiaccio per sopravvivere e per riorganizzare il loro modo di vita. Questo potrebbe essere un esempio di quanto fossero importanti per loro questi animali. Io praticamente sono senza parole. A dir poco, è straordinario, è incredibile. È un fatto unico questo. È incredibile. Bjorg caccerà foche. Non è una decisione che ha preso alla leggera. Per riuscire a farlo, deve organizzare una spedizione nel posto più pericoloso che conosca. L'Oceano Atlantico. Per cercare le foche, bisogna spingersi verso l'orizzonte. Porterà con sé sua figlia, Zia, suo figlio, Guyan, e un amico di Guyan, Jar. Tutti gli altri aspetteranno il loro ritorno. I
più giovani non si sono mai allontanati in mare aperto prima. Bjorg teme per la loro vita. Devono essere completamente autonomi. Dove andranno non c'è né legna da ardere né acqua dolce. Zia deve assicurare la sopravvivenza. Senza i suoi licheni essiccati e infiammabili non avrebbero il fuoco. Caricano degli arpioni speciali per la caccia alle foche. Per settimane non faranno ritorno. La barca, coperta di pelli e impermeabilizzata col grasso, sarà la loro casa. I cacciatori seguono le foche. La carne, la pelle e specialmente il grasso di questo animale potrebbero salvare il clan. Ma hanno un buon motivo per preoccuparsi. Le foche appartengono ad un ambiente completamente sconosciuto. I banchi di ghiaccio. È un buon terreno di caccia, ma che nasconde molti pericoli. Le foche nascono e vivono tra i ghiacci. Sono a loro agio tra le forti correnti gelide che li attraversano. Brudon, Angrevag. Itzu, Igasti, Usunimeke. Durante l'ultima era glaciale, condizioni polari si estendono anche al sud Europa. Ma gli scienziati non hanno idea del drammatico impatto che questo ha sull'oceano. Almeno finora. Noi non c'eravamo e non sappiamo che tipo di situazione ci fosse allora, ma crediamo comunque di poter ricostruire come andò. Per le ricerche, Richard Peltier e i suoi collaboratori mettono tutti i dati conosciuti sull'era glaciale in un gigantesco computer, il più grande del mondo nel suo genere. Macinando numeri per 5 mesi, il computer fornisce un quadro dettagliato delle condizioni di ogni singolo giorno dell'ultima era glaciale. Abbiamo un quadro del livello salino dell'acqua in ogni singolo punto dell'oceano. Sappiamo qual era la temperatura dell'atmosfera e possiamo fare addirittura delle previsioni su quanto fosse nuvoloso il tempo nel febbraio di 21.000 anni fa. Ma i dati sull'oceano Atlantico rivelano qualcosa di sconcertante. Ero molto sorpreso. E credo che anche i miei colleghi lo fossero. Per tutto il periodo dell'era glaciale, il mondo subisce continue trasformazioni. All'inizio dell'inverno, l'intera costa europea si congela.
Il ghiaccio si estende a sud fino al Mediterraneo. Ma cosa ancora più drammatica, si forma una lastra di ghiaccio profonda 10 metri che si estende da una parte all'altra dell'oceano, raggiungendo direttamente il Canada. 5 milioni di chilometri quadrati di oceano si congelano ogni anno. Europa e Nord America sono collegate da un ponte di ghiaccio lungo ben 4.500 chilometri. È forse grazie a questo che il clan scopre il Canada. Mentre inseguono le foche, i cacciatori cercano di sopravvivere. Dove correnti calde incontrano la banchisa, la vita è abbondante. Ma il pesce non basta se vogliono tornare con cibo a sufficienza per il clan. Nonostante sembri un deserto ghiacciato, Danny Stanford pensa che la banchisa offra una delle più ricche risorse alimentari del pianeta. Se la maggior parte della gente pensa che il ghiaccio sia solo una terra morta, è solo perché questo è un mondo che gli è completamente estraneo e che loro non conoscono affatto. Tutti quelli che sono cresciuti sui banchi di ghiaccio, invece, come ad esempio le popolazioni dell'Alaska, sanno che si tratta di un territorio estremamente ricco. Immensi ghiacciai, spesso profondi ben più di un chilometro, scaricano in mare miliardi di tonnellate di terra fertile. Trasportati al di sotto del banco di ghiaccio, questi elementi nutritivi offrono un ambiente ideale per la crescita di alghe microscopiche. Le alghe nutrono miliardi di pesci, che a loro volta permettono un massiccio aumento della popolazione di uccelli e foche. Per i cacciatori, che sulla terraferma soffrono la fame, l'oceano rappresenta la salvezza. Dopo aver remato per una settimana, si trovano ora a 150 chilometri dalla costa francese. Montano un campo ai margini della banchisa. La barca a capovolta può servire anche da rifugio. Si allontanano per cacciare. Dovranno forse camminare per una mezza giornata prima di trovare delle foche. Ogni passo potrebbe essere l'ultimo. Una crepa sul ghiaccio significa morte immediata. Una foca che nuota da sola è impossibile da catturare, ma Bjorg conosce un altro sistema. Al campo, Zia fa il necessario per assicurare la sopravvivenza al gruppo. Sul ghiaccio non c'è legna da ardere, ma Zia è preparata. Ha licheni infiammabili e usa grasso animale come combustibile. Dopo 3 ore di marcia sui ghiacci, trovano finalmente quello che cercano. Fori per l'aria. Poiché sono mammiferi, le foche praticano dei fori sulla banchisa per respirare. E quando emergono,
sono vulnerabili all'attacco dei cacciatori. L'attesa ha inizio. Se continuano ad avere questo successo, riusciranno a riempire la barca di foche e il clan sarà salvo. Qui da soli, gli esuli sono condannati. I cacciatori non possono sottovalutare i pericoli dei ghiacci. Con la foca hanno tutto quello di cui hanno bisogno. Il suo grasso, ricco e denso, fornisce cibo e combustibile per il fuoco. La pelle della foca, invece, verrà utilizzata per ripararsi dal freddo. Persino le ossa saranno trasformate in utensili. Rudy, vieni col danzo. Finit bo dungang so manch. Gibada badan. Die Plastineke. Björg ha imparato dai suoi antenati a sopravvivere tra il ghiaccio. E ancora oggi ci sono popolazioni che usano le stesse tecniche dell'età della pietra. Danny Stanford, collaboratore di Bruce Bradley, è un esperto di archeologia artica.
Se cerchiamo delle civiltà contemporanee che possano fornirci un modello, allora bisogna prendere in considerazione le popolazioni artiche e in particolare il popolo degli Inuit. Gli Inuit sono sopravvissuti così per secoli. Usano ancora strumenti come quelli adoperati 17.000 anni fa durante l'era glaciale. Esiliano chi commette gravi crimini. Ma ancora più importante, fanno viaggi epici, attraversando i ghiacci alla ricerca di cibo. Con i loro equipaggiamenti possono spostarsi sulla banchisa per molto tempo, riuscendo a sopravvivere anche quando la caccia non è buona. Ci sono molti di loro, però, che non ce la fanno. Si allontanano, il ghiaccio si scioglie e loro finiscono in fondo all'oceano. Ma per quanto dure siano le condizioni di vita degli Inuit, i dati climatici indicano che la situazione era di gran lunga peggiore durante l'era glaciale. Durante questa era glaciale i venti erano molto più forti di quelli di oggi e le temperature estremamente più basse. Le popolazioni di allora devono essere vissute in un ambiente veramente molto ostile. Da soli, sui ghiacci e lontani da casa, quanto durerà ancora la loro fortuna? Il gruppo ha bisogno di più foche. Ma continuando a remare in acque sconosciute, cominciano ad incontrare indizi di un nuovo mondo. Del legname viene trasportato da una corrente proveniente da ovest, da una terra che non conoscono. Per i cacciatori che si allontanano dalla costa europea, questo è il primo segno che esiste qualcosa al di là dell'oceano. Dall'altra parte dell'Atlantico, le alluvioni trascinano gli alberi nell'oceano. Essi vengono trasportati dalle acque calde della corrente del Golfo. Questa corrente è la forza motrice dell'Atlantico ed è più forte di tutte le correnti dei fiumi del mondo messi insieme. Dopo aver remato verso ovest per 2 settimane, i cacciatori si trovano a 600 chilometri da casa. La caccia prosegue bene, ma Bjorg è l'unico ad aver avuto esperienza sul ghiaccio e inizia a pensare che forse si sono allontanati un po' troppo. Con la bufera in arrivo, Bjorg è ansioso di catturare altre foche prima di tornare a casa.
L'unico cacciatore con esperienza non c'è più. I giovani cacciatori devono fare una scelta difficile. Che tengo che? Wenn ich zur Schule weg? Ecke. Es ist ja nicht gegen. Ne Gungi. Inge sie sie da nicht die. Ich bin es gar nicht. Gini die. È impossibile proseguire nella bufera. Devono ritornare al banco di ghiaccio e rifugiarsi. Grazie al suo particolare software, il dottor Richard Peltier fa una scoperta straordinaria. L'estrema differenza fra la calda corrente del golfo e i gelidi poli nell'era glaciale crea delle bufere estremamente forti. The storms. Le bufere in quella zona glaciale erano molto violente. Sicuramente non era un luogo adatto all'accampamento. Non era proprio ospitale. I giovani cacciatori si trovano in mezzo all'Atlantico in una terribile bufera tipica dell'era glaciale. Sono rimasti bloccati sotto la loro barca per settimane. Hanno mangiato pochissimo e stanno morendo di fame. Sono preoccupati per Jar. Manifesta i sintomi di una malattia familiare ai marinai, lo scorbuto. Che tutto? Che te tengo che? Forse la bufera si è indebolita, ma il gruppo si rende conto soltanto adesso dei suoi effetti. La bufera ha schiacciato insieme i banchi di ghiaccio. Durante l'estate, il ghiaccio diventa sempre più sottile e le bufere lo frantumano. I frammenti galleggiano, si congiungono e poi si rompono ancora mentre girano come in un vortice, trasportando i giovani cacciatori. Questo fenomeno si manifesta tutt'oggi nelle regioni artiche. I frammenti dei banchi di ghiaccio seguono le correnti e il vento. In realtà il vento ha un effetto maggiore sul ghiaccio rispetto alle correnti. Il vento usa le increspature del ghiaccio come vele per spingere i banchi. Il fondo dell'iceberg funge da chiglia dando la direzione. I banchi seguono una loro rotta nell'oceano, percorrendo lunghe distanze. Ma dove sono diretti? La corrente del golfo si sposta a ovest lungo il bordo del ghiaccio.
Rafforzata dalla bufera, la corrente li allontana velocemente dall'Europa. Si spostano ad una velocità di 6 km orari. In solo 3 settimane hanno percorso quasi 3.000 km. Circa 2/3 della distanza con il Canada. In quell'oceano ghiacciato, la barca dei cacciatori diventa un peso. Sono costretti a trascinarla. Usando il sole come riferimento, si dirigono a sud in cerca del mare aperto. Si trova nella zona più desolata dell'oceano. Il gruppo si trova nella zona più desolata dell'oceano. Non c'è niente da cacciare. Hanno terminato la carne di foca. E peggio ancora, è rimasto pochissimo grasso. Senza grasso non potranno sciogliere il ghiaccio e moriranno disidratati. La malattia di Jar diventa sempre più grave. La carenza di vitamina C nella sua dieta lo priva del collagene. L'emorragia interna lo sta portando lentamente alla morte. Dia Yin Kun. Jar Ligid. I think I'm decision to. Dia. Dia, per vieni tu! Le circostanze non lasciano molta scelta. Prolungare la vita di Jar mette solo a rischio la vita di zia e Guyan. Si potrebbero nutrire con il sangue e la carne di Jar. Et qui est le linge?
Genji. Poor Filian. Gerald Aldo and Badaijan. What's good then, guys? Sono a migliaia di chilometri da casa. Questa visione è dovuta alla fame o alla pazzia. Uno scienziato tenta di spiegare la misteriosa visione di montagne in mare aperto. Valdemar Lehn, fisico dell'Università di Manitoba, studia i miraggi. Viaggia nell'Artico canadese alla ricerca di questi strani fenomeni. Le persone che vivono nelle condizioni climatiche dell'Artico, come per esempio nel nord del Canada, sono abituate ai miraggi. È un fenomeno abbastanza frequente. Lehn ne ha avuti molti. Li attribuisce all'effetto del freddo sui raggi di luce. Le basse temperature sopra un banco di ghiaccio fanno curvare i raggi di luce. L'impossibile diventa possibile. Si possono così vedere degli oggetti oltre l'orizzonte. Se l'aria è limpida, si può vedere fino a 200 o 300 chilometri di distanza. Ci sono stati casi di persone che sono riuscite a vedere addirittura fino a 500 chilometri e hanno potuto riconoscere l'oggetto che guardavano. Ma la curvatura dei raggi di luce crea un'immagine distorta. Immagino che in un'epoca primitiva un miraggio sarebbe stato interpretato come una visione magica all'orizzonte. I cacciatori hanno la speranza di raggiungere la terraferma, una terra che non conoscono, e non sanno nemmeno se sopravvivranno abbastanza a lungo per arrivarci. Esausti, si lasciano trasportare dalle correnti per giorni. La mancanza di cibo si fa sentire. Ma ben presto, la corrente oceanica li trascinerà verso una scoperta straordinaria. Dopo mesi di sopravvivenza sull'oceano ghiacciato, i cacciatori arrivano nel nuovo mondo. Ma dove si trovano con precisione? Sono su dei grandi banchi di sabbia. 17.000 anni fa, questa era la terra più a est del Nord America. Oggi, queste isole non esistono più. Al termine dell'era glaciale, infatti, tonnellate di ghiaccio ai poli si sciolgono. Il livello del mare si alza di 150 metri e sommerge 160 chilometri di costa nordamericana. Thank you.
Ma per i giovani cacciatori, i banchi di sabbia costituiscono l'accesso al nuovo mondo. Il viaggio oceanico di oltre 4.000 chilometri giunge al termine. La scoperta del nuovo mondo è appena iniziata. Questa terra è in grado di guarire Jar. Trovano la coclearia, un'erba medicinale. Gli uomini dell'era glaciale sanno che può guarire lo scorbuto. Lo stelo è ricco di vitamina C, proprio quello di cui ha bisogno Jar. I giovani cacciatori devono riprendersi dalla loro odissea. Si cibano di ogni cosa che trovano in quell'ambiente arido. Guyan! Jan! Vilidit! Ixkaime Vilidit! Nell'arida terra europea, i mammut sono in via di estinzione. In Nord America, invece, i mammut proliferano, occupando vaste e verdi praterie. Un animale di tali dimensioni non offre solo carne e pelliccia. Per il cacciatore rappresenta anche una sfida. Per gli uomini dell'era glaciale, il mammut è un animale sacro. È il più grande fra tutti i mammiferi terrestri di quel periodo. È alto più di 3,5 metri. Pesa più di 8 tonnellate. E le sue zanne sono lunghe 4 metri. Ci vuole una grande abilità per uccidere un animale simile. Era impossibile uccidere un mammut al primo colpo. Bisognava ferirlo, seguirlo per giorni e aspettare che si fosse indebolito per poi finirlo. I giovani cacciatori sono ansiosi di uccidere un mammut, ma hanno una grossa difficoltà. I loro arpioni sono inutili contro animali così grandi. Hanno bisogno di lance con punte taglienti, ma non hanno le pietre adatte per farle. Trovare le pietre necessarie in questa terra estranea richiederà una perlustrazione minuziosa. Nell'era glaciale, gli uomini viaggiano per centinaia di chilometri per cercare le pietre migliori. I nuovi arrivati non hanno altra scelta che vagare nell'ignoto. Riusciranno a cavarsela. Occhi, danzi, danzi! Dun! Che kingan! Vete lo scogia! Scamien! Ti fa kingan, evidenza! Ti kingan che ti crede! Strabot gesh! Scamien, gia, scamien! Lex bulto! Che ne c'è? Si va, ec! Kingin, Jan. Kingin.
Give me some. A ton. Pick due. Bjork. Come on, Scamina. Tu in che go finché ne ti. Finché ne ti. Guyan, Jar e zia non sono gli unici ad aver attraversato il ponte di ghiaccio. Vengono catturati da alcuni esiliati che hanno formato un clan. Kunlekan. Se i due gruppi collaborano, avranno più probabilità di sopravvivere. Okonesni. It's a mensving me. Il se mange vigni. Dos le cal. Il se mange vigni. Nenga. I giovani cacciatori non hanno altra scelta che unirsi ai loro rapitori. Senza la barca, rischierebbero la vita. Il capo degli esiliati, Attan, insiste perché viaggino verso sud per cercare cibo e le pietre adatte per costruire degli utensili. Ci sono sempre più indizi che fanno capire che il nuovo mondo è molto diverso dall'Europa. Nell'era glaciale, una gigantesca parete ghiacciata occupa il territorio nordamericano. È spessa più di 2 chilometri. Ai piedi del ghiaccio si aprono delle vaste praterie. Qui ci sono animali sconosciuti al clan. E quelli familiari, invece, sono più numerosi di quanto avrebbero mai potuto immaginare. I nuovi arrivati non sono gli unici predatori del Nord America. La tigre dai denti a sciabola pesa il doppio di un leone e ha delle zanne lunghe più di 15 centimetri. Potrebbe facilmente uccidere prede grandi il doppio della sua taglia. Ancora più pericoloso è l'orso Arctodus simus. Alto più di 3 metri, questo orso è il più grande mai esistito. Capace di correre a più di 60 km orari, è il predatore più forte dell'era glaciale.
per clac, vean neid. Os gut, merk ak, goaj, vigne, grat emblad. Gli esiliati sono rimasti intrappolati sui banchi di ghiaccio che li hanno portati verso ovest. Ma a differenza dei loro prigionieri, non hanno alcun motivo per tornare a casa. I giovani cacciatori devono imparare a fidarsi degli esiliati. Non possono sopravvivere da soli. Il nuovo mondo è pieno di pericoli sconosciuti. Se vogliono sopravvivere, i cacciatori devono difendersi dai predatori. Hanno urgente bisogno di nuove armi. Perciò devono trovare le pietre adatte. Nascondono la loro barca e si dirigono a sud, lontano dai ghiacci. Risalgono un fiume in cerca di pietre. Dopo una lunga escursione a piedi, arrivano in quella che un giorno sarà la Virginia. Qui trovano ciò che stanno cercando. Diciassettemila anni dopo, gli archeologi troveranno questa punta di lancia. È la più antica traccia umana del Nord America. I resti archeologici faranno capire che il clan si accampa qui per un solo motivo: la selce, la pietra che rende possibile ogni cosa. Gli uomini dell'era glaciale hanno viaggiato migliaia di chilometri per trovare questo tipo di pietra, per forgiarla in coltelli, raschietti e ogni tipo di attrezzo. La punta di lancia di Jar è più affilata di un bisturi. Può penetrare nelle pelli più spesse. È arrivato il momento di trovare delle prede. L'attesa non è lunga.
Questo sterco li condurrà alla più grande sfida per i cacciatori dell'era glaciale, i mammut. Catan Ledu. Doshu. Un gangen zangas. Kiankishan. Il clan deve prepararsi prima di iniziare la caccia. Usano delle particolari punte di lancia che però non servono per uccidere. Per anni gli archeologi studiano le misteriose sepolture delle punte di lancia chiamate caches, ritrovate sia in Europa che in Nord America. Le punte sono lunghe più di 30 centimetri, troppo grandi e troppo sottili per uccidere. Allora a cosa servono? Sono dei manufatti straordinari, dei veri capolavori. Il fatto che siano così grandi dimostra che non erano fatti per essere utilizzati come attrezzi oppure armi. Secondo me servivano come offerte. Da questi oggetti emerge un aspetto filosofico o spirituale. Oltre all'aspetto pratico, quotidiano, esisteva certo un pensiero che andava oltre. I componenti del gruppo stanno per affrontare la battuta di caccia più ambiziosa e pericolosa della loro vita. Dovranno essere molto uniti. Il rituale stabilisce un legame. Stanno formando un nuovo clan. Il loro piano deve essere preciso. I mammut hanno un udito fine e un olfatto sensibile. Un mammut adulto può correre due volte più veloce di un uomo.
La scoperta della punta di lancia in Virginia è la prova che gli europei sono arrivati in Nord America. Ma a parte questa prova, non rimane nessuna traccia di loro. Sono morti o sono riusciti a spostarsi nell'entroterra del Nuovo Mondo? La risposta arriva da una nuova branca della scienza in rapido sviluppo, lo studio del DNA. Ogni gene umano è come un libro di storia che contiene dei marker genetici che risalgono alle origini della nostra specie. L'antropologo molecolare Mike Brown fa una scoperta sconvolgente mentre esamina i campioni di DNA della tribù degli Ojibwe dell'Ontario centrale. Francamente, quando abbiamo esaminato i dati iniziali, siamo rimasti molto sorpresi. Mike credeva che tutti i nativi del Nord America provenissero dall'Asia. Invece trova un marker del DNA del tutto inaspettato. Può spiegare la sorte che toccò al clan? La prima notizia sorprendente è che questo marker genetico è presente in almeno un quarto di alcune popolazioni dei nativi americani. Dobbiamo dire che è tanto. La seconda scoperta, invece, è che questa stessa stirpe trovata nei nativi americani è stata trovata anche in Europa. Queste prove hanno un significato straordinario. L'avventura dei cacciatori europei non termina in Virginia. Devono essere sopravvissuti. Ma come? Dopo la morte di suo fratello, Zia e il nuovo clan si accampano sulla costa durante l'inverno. Hanno un valido motivo per restare. Figlia di Zia e Jar potrebbe essere la prima nordamericana. E non crescerà sola.
A 5.000 chilometri da qui, quelli che sono rimasti dall'altra parte dell'Atlantico guardano ancora il mare in attesa del ritorno dei cacciatori. Il ponte di ghiaccio è ancora aperto. Col tempo, altri potranno attraversarlo. Quelli che trovarono un modo per sfruttare quel ricco ambiente nell'era glaciale continuarono ad andare avanti e indietro fra le due terre per generazioni e generazioni. Nel giro di centinaia e migliaia di anni è possibile che migliaia di persone si spostarono fra i due continenti. Questi sono i discendenti di Zia e Jar, 6.000 anni dopo. Si sono spostati all'interno del continente. L'era glaciale è finita. Il ponte di ghiaccio si è sciolto. Ma chiusa una strada, se ne apre un'altra. Nei territori del nord-ovest, nello Yukon, il ghiaccio sciolto scopre una striscia di terra che funge da ponte con l'Asia. Nuovi popoli possono entrare nel continente. I discendenti del clan stanno per fare un incontro straordinario. Sarebbe stato molto interessante assistere a un simile incontro. Probabilmente parlavano lingue completamente diverse. Non sapevano assolutamente niente della cultura dell'altro. E un incontro del genere sarebbe stato un evento da non perdere. Per la prima volta nella storia, l'uomo fa il giro intorno al pianeta. Popoli europei e asiatici forgeranno una nuova civiltà. Quella dei nativi del Nuovo Mondo. È emozionante. È così diverso da quello che mi avevano sempre insegnato. Suppongo sia un modo del tutto nuovo di pensare a come l'intera razza umana si sia diffusa nel mondo. Bruce e Dennis hanno svelato ciò che gli archeologi credevano impossibile. È l'uomo delle caverne europeo che ha scoperto l'America. Questa punta di lancia fatta di pietra ha riscritto la storia del continente. Rivela che i primi canadesi fecero un viaggio epico che cambiò il corso della storia.